del piccolo tornio della famiglia Aggio da un piccolo stabilimento, anonimo stabilimento di Piombino, per aprirsi al mondo, per aprirsi ai più grandi marchi della moda, ai più grandi marchi dell'accoglienza alberghiera, con prodotti di assoluta eccellenza, con prodotti artistici che ci affermano e affermano la padovanità nel mondo. Oggi noi abbiamo queste straordinarie realtà nella nostra provincia, persone semplici, piccole famiglie, magari poco conosciute, non conosciamo magari il chilometro zero, ma sono conosciute in tutto il mondo, nelle grandi capitali europee, nelle grandi capitali asiatiche, che ci fanno dire che Padova, il Veneto, l'Italia è un paese dove l'impegno, l'imprenditoria e l'ingegno fanno sì che questo sia un grande paese con delle straordinarie persone. Aggio Andrea prosegue la tradizione del papà Guido, che nasce ancora negli anni 70 come produttore di lampadari. La produzione di lampadari nel comune di Piombino Dese è arrivata negli anni 60-70, quando dei maestri vetrai si sono trasferiti per comodità di servizi a Piombino Dese, iniziando l'attività in una grossa industria che poi ha creato un'infinità di artigiani che negli anni si sono sviluppati nei settori più diversi dell'illuminazione. In questo caso Andrea, giovane, ha cominciato a creare in collaborazione con amici architetti prodotti e creare prototipi soprattutto per le più grandi griff che ci siano attualmente al mondo. La loro produzione non ha limiti territoriali, partono dall'Asia all'Africa, al Medio Oriente e all'America, e rendono grande la creatività e l'ingegno dei nostri artigiani, sempre di Piombino Dese, che dico ne sono sempre orgoglioso. Noi siamo orgogliosi di essere un'azienda ancora completamente italiana e che crede fortemente nel Made in Italy, perché solo in Italia riusciamo a raccogliere tutte quelle competenze, quella voglia di innovazione che il mondo ci invidia e acquista volentieri da noi. Molto importante anche la formazione che l'Italia sta dando ai giovani in termini di design attraverso l'università, attraverso lo UAV, che ci permette di avere dei tecnici molto capaci, e per noi che stiamo investendo fortemente nella stampa 3D e nelle nuove tecnologie, in quello che a me piace definire un artigianato 4.0, è una cosa essenziale. Invitiamo i giovani a riscoprire quelle attività artigianali e manifatturiere, come quella della produzione di oggetti di illuminazione esclusivi che facciamo noi, perché sono attività molto importanti. È difficile per noi trovare dei giovani volenterosi di diventare capaci artigiani in futuro. Sono lavori che danno molta soddisfazione, anche perché grazie all'export del Made in Italy ci permettono di viaggiare in tutto il mondo, cosa che non è trascurabile.